Buonasera ai nostri telespettatori, questa sera parliamo di economia perché sta iniziando a dispiegare tutta la sua efficacia la misura del super bonus. Allora, noi vorremmo cercare di capirne di più, soprattutto capire che sostegno potranno dare le banche al processo di ristrutturazione delle abitazioni attraverso i loro strumenti. Lo facciamo avendo ospite nei nostri studi il dottor Giuseppe Marco Litta, che è il direttore territoriale di Viperbanca Abruzzo e Molise. Buonasera Litta. Buonasera a lei e grazie per l'invito. Ecco, noi abbiamo la curiosità di comprendere se quanto viene annunciato anche sui media nazionali circa la rilevanza, l'importanza e anche la convenienza di questo strumento poi trova riscontro nella reale operatività delle banche in particolare, perché le imprese sembrano pronte a partire con questa misura che immagino abbia per loro una grande rilevanza in una fase di crisi. I privati vogliono ristrutturare le loro abitazioni praticamente a costo zero e cercheremo di capire se è così, ma le banche sono pronte con quali strumenti, dottor Litta? Bene, sicuramente le banche sono pronte e gli strumenti sono stati ormai messi a disposizione. Una premessa rispetto a quello che lei diceva, direttore, questa, quella del superbonus, è una misura di portata, assolutamente rilevante, è una misura che, messa a terra, permetterà veramente di, riattivare economicamente, socialmente un sistema con il traino del settore dell'edilizia in particolare. Le banche cosa hanno fatto? Hanno messo a terra dei servizi e dei prodotti a disposizione sia delle imprese sia dei privati. Inoltre, si sono strutturate per consentire sia ad imprese che a privati l'acquisizione del maturato credito fiscale. Ecco, voi nello specifico che tipo di strumenti avete attuato già in queste prime pratiche che state in questi giorni analizzando e già finanziando? Allora, farei ovviamente una distinzione tra le imprese e le famiglie. Per quanto riguarda le imprese, sicuramente è fondamentale per l'avvio dei cantieri la messa a disposizione di anticipazioni in termini di finanziamento sui contratti evidentemente formalizzati dalle stesse imprese. Queste anticipazioni funzionano in maniera molto semplice dopo aver ottenuto come dire, l'ok da parte degli enti ai quali ci si rivolge per la verifica documentale, nel caso di Biperbanca, Pricewaterhouse che ci fa la verifica documentale. A quel punto con l'ok si procede con la valutazione di un'assistenza finanziaria caratterizzata da un'anticipazione nella misura massima del contratto del 50%, con le relative poi fatture evidentemente emesse dopo l'apertura del cantiere che permetteranno il rientro dell'anticipazione fatta sui contratti. Per le imprese ci sono tre step formali nei quali viene maturato il diritto al credito fiscale e sono esattamente al 30% dei lavori eseguiti, al 60% dei lavori eseguiti e a conclusione dei lavori. È chiaro che a fronte di questo intervento finanziario c'è l'impegno dell'impresa esecutrice dei lavori a cedere il credito fiscale che si maturerà.
Questo per quanto riguarda le imprese. Ecco, per quanto riguarda le imprese, quindi c'è la possibilità di avviare un cantiere, di sottoscrivere un contratto anche con i privati, avendo la tranquillità di non dover anticipare nulla in qualche modo e di godere di strumenti di sostegno da parte delle banche, quindi senza rimetterci un euro, per capirci. Senza rimetterci un euro è possibile anche per i privati, dal loro punto di vista, attraverso gli strumenti che avete elaborato? Beh, sì, per i privati, quando parliamo di super bonus, qual è il percorso da seguire? Il percorso da seguire è che i lavori assegnati ad un'impresa possono essere eseguiti dalla stessa impresa con uno sconto in fattura, che vuol dire per il privato non sostenere un esborso finanziario, per l'impresa vuol dire non incassare ma ottenere dal privato il credito fiscale che evidentemente per i lavori eseguiti il privato maturerà. Questo credito fiscale pari al 110% dell'importo dei lavori eseguiti viene trasferito pari pari all'impresa esecutrice dei lavori, sarà poi l'impresa a trovare il percorso, e in questo caso può assolutamente riferirsi ad un istituto di credito, Biperbanca, alla sua struttura organizzata, per cedere il credito fiscale maturato e ottenere in cambio la liquidità. Nel caso delle imprese il 110 viene riconosciuto nella misura pari a 100. Ecco, anche i privati hanno la possibilità di avere uno strumento particolare, quello di finanziamento ponte, per poter insomma, non avere problemi di liquidità sin dall'inizio? Assolutamente sì, assolutamente sì. E il finanziamento ponte è stabilito in una durata massima, per quanto riguarda Biperbanca, di 18 mesi, permette il finanziamento dei cantieri, e in questo caso ovviamente si va verso una soluzione diversa con il pagamento dell'impresa esecutrice dei lavori e con la titolarità che rimane nelle mani del privato del credito fiscale, e con un vantaggio in termini anche di prezzo sostenuto per l'anticipazione, o meglio, più che per l'anticipazione, per la cessione del credito fiscale all'istituto di credito. Il privato, fatti i lavori, ottenuto il finanziamento ponte per finanziarli, evidentemente, cosa fa? Matura il diritto al 110%, torna nella sua banca. Nel caso specifico torna, viene in Biperbanca, dove ha ottenuto il suo finanziamento, cede il credito fiscale, gli viene riconosciuto su 110, 102 ed evidentemente estingue quel finanziamento ponte. Un'ultima domanda, dottor Litta, dal suo osservatorio ha già un'idea della portata che questa misura sta dispiegando sul nostro territorio in Abruzzo? Quante pratiche state iniziando a valutare in queste settimane? Allora, la portata è sicuramente importante e sarà ancora più importante se ci sarà, come pare, anche la proroga dei termini. In questo momento la nostra rete, le nostre filiali sono visitate costantemente da privati, ma anche da imprese, per l'avvio dell'operatività. Le sa che solo lunedì c'è stata l'ultima pubblicazione normativa che permette proprio l'avvio dei lavori. Diciamo che avremo sicuramente un database molto importante al quale attingere per servire la clientela delle nostre due regioni, Abruzzo e Molise. Benissimo, io la ringrazio. Grazie a lei. Grazie delle informazioni utili che ha dato ai nostri telespettatori, e auguro a lei e a tutti noi una buona serata e un buon proseguimento. Arrivederci.